un'esposizione in dialogo, due artiste, una italiana che è Silvia Camporesi e una svizzera che è Esther Mattis, che sono due giovani promesse del panorama artistico internazionale. Entrambe tra l'altro sono fresche vincitrici di due premi differenti, la Camporesi ha appena vinto il premio Fabbri, mentre Esther Mattis è stata selezionata come miglior giovane artista a Winterthur nel museo durante l'esposizione finale. L'idea della mostra nasce per fare una riflessione appunto sul nostro essere ai tempi moderni, ai tempi contemporanei, dei tempi che sono molto particolari, caratterizzati da un'estrema velocità della comunicazione, un livellamento un po' generale, diciamo, della nostra personalità che ci mette in rapporto giornalmente con una comunicazione molto massificata. E quindi ci pareva un po' interessante indagare quello che era il riscoprire la nostra identità. Quindi da qui il titolo della mostra, Who am I? Chi sono io? E tramite appunto un mettere in relazione queste due artiste che hanno un approccio alla realtà, diciamo, con dei canoni molto particolari, molto diversi da quelli che siamo abituati a vedere. Esther ha un approccio, diciamo, un po' più scientifico, per cui lei fa tutto un lavoro che parte da una ricerca fisica attraverso le nostre reazioni chimiche, per cui a volte è un lavoro che non è molto facile da capire, è un primo approccio perché non è tangibile immediatamente. Vice era il mio primo lavoro, finito devo dire, l'ho fatto come tesi e avevo cercato di capire come funzionava la DIS quando sparisci, cioè quando non vedi. Si trattava soprattutto del bianco, che quando non si vede niente è buio normalmente, però sai sempre che si può accendere una luce. E invece quando è tutto bianco nella nebbia, che per me era una cosa abbastanza nuova, cioè anche in Svizzera c'è la nebbia, però non così fitta come esiste qui in Italia. E questa perdita di anche di orientamento, perché alla fine sei tutto bianco, non vedi più dove sei, dove devi andare, sei in questa pausa che normalmente è anche molto senza rumore, cioè molto cupa, cioè chiusa. Solo. E da lì poi iniziava anche il video della neve, cioè dove il diventare sempre più bianco, l'aspettare, però con questo rumore che non è il rumore della neve, perché non ha un rumore, però tipo un rumore bianco che se lo ascolti sempre lo dimentichi che c'è, e solo quando finisce sai che c'era sempre il rumore che ti ha disturbato. Lei indaga tutti quelli che sono i cortocircuiti che si creano a livello chimico anche al nostro interno, per cui quello che poi lei va a rappresentare nelle sue opere è un po' il risultato di già uno scontro che si crea a livelli percettivi differenti. Lei sta lavorando molto anche appunto con persone che lavorano nel campo della chimica, della fisica, della percezione, proprio per mettere in dialogo tutti questi livelli e riuscire a creare un discorso completo fatto di tanti piccoli pezzi che lei poi traduce in immagini e in installazioni e in video, perché comunque tutto il suo percorso è un intersecarsi continuo di questi tre medium. Alla fine la mia ricerca soprattutto si è incentrata sul fatto di come archiviare certe cose per capirle meglio, cioè come tenere una cosa per osservarlo meglio, capire chi hai di fronte, cos'è questo, anche sentimenti o attrazioni o identità alla fine. E questi due lavori qui sono delle micro, cioè sono una prova di un capello e una prova di una goccia di sangue su un supporto fotografico stampato poi in camera oscura, per avere come la DNA, cioè andare sempre più dentro e sempre più specifico e tenere proprio quello che poi però diventa astratto e non lo vedi neanche più alla fine. Thank you.
Quando parliamo di Silvia parliamo di immagini molto asciutte, con dei colori tenui, a volte dei colori molto forti, e il colore diventa una sorta di proprio chiave di lettura anche delle sue opere. Lei generalmente si ispira moltissimo a tutto quello che sono degli spunti sia cinematografici che filosofici che le possono venire dal mondo esterno, per cui prende lo spunto e poi sviluppa un po' quello che è il lavoro, ovviamente partendo da un concetto e poi sviluppandolo in una serie fotografica che porta avanti durante il suo lavoro. Non cerco mai di dare una definizione precisa, per questo cerco sempre uno stato di sospensione, in particolar modo in questa serie di immagini dove diciamo di definizione c'è poco, anche proprio perché i volti sono coperti, quindi non c'è l'identità, e il titolo della mostra, Who am I, chi sono io, riflette proprio su questa assenza di identità. Quest'opera fa parte del progetto Stato Nascente, sono una decina di foto realizzate nel 2008, e questa immagine in particolare è un inedito che ho stampato per l'occasione di questa mostra. In generale tutte le opere sono dedicate a un particolare momento mio personale e nascono dalla lettura di una poesia di Rilke tratta dalla raccolta Elegie duinesi, dove appunto si parla di questo momento fra la nascita e la morte, dove questi corpi sono ancora in una dimensione quasi non terrena, non temporale, e quindi è il prima dell'essere o il dopo l'essere, quindi questa dimensione sospesa. La scelta dei colori parla appunto di un mondo asettico, quasi appunto ospedaliero come l'ho chiamato prima, e si riferisce a questo stato di totale vuoto da riempire, poi il riempimento è a discrezione di chi osserva l'immagine, tant'è che sono immagini su una soglia che può essere letta come così una dimensione inquietante oppure assolutamente pura e positiva, dipende un po' anche dallo stato d'animo di chi le guarda. C'è un'altra citazione che è un film di Bergman intitolato Persona, all'inizio c'è una parte del film proprio dedicata a questa stanza dove alcune persone si addormentano, muoiono, non si capisce, quindi c'è questa sospensione, e appunto alcune di queste immagini sono proprio una citazione dichiarata di questa parte del film di Bergman. Il video è stato fatto per una mostra nel 2007 al Museo Mar di Ravenna, e commissionato dal museo, ed è nato proprio per una passione personale per il nuoto, perché appunto nuoto da molti anni, e nuotando e toccando continuamente i bordi della vasca, ad un certo punto ho visto questa croce da una prospettiva diversa. La croce nella vasca della piscina è un simbolo che serve ai nuotatori agonisti a segnalare la fine del percorso, e quindi molto evidente, però appunto alla stessa forma di una croce cristiana. Il senso è questo movimento incessante nell'acqua fino a toccare questo simbolo sacro. E il titolo Dance, Dance, Dance nasce dalla citazione di un romanzo di Murakami Haruki, dove lui dice danzare, sempre danzare, senza mai fermarsi, perché attraverso il movimento si moltiplica l'energia, e quindi in questo caso ho sostituito la danza con il nuoto. Non cerco mai di dare delle risposte attraverso le opere, ma casomai di porre delle domande ulteriori, quindi è una riflessione su un percorso acquatico, che però è ovviamente metaforico di un percorso esistenziale, e l'idea è proprio questo movimento incessante nello stesso elemento acqua, che è un elemento che ho utilizzato molte volte nei miei lavori, quindi è una ricerca assolutamente personale che però si riflette su temi universali. Uno dei libri citati in questo lavoro è I racconti di un pellegrino russo, che è un libro un classico proprio del cammino spirituale. Poi in realtà il mio discorso è spirituale, non religioso, per cui il fatto che la croce sia una croce è puramente casuale, non è determinante nella ricerca.
Sono due stili e due approcci molto differenti, per cui uno diciamo più fisico e uno un po' più concettuale, che però si uniscono in maniera molto armonica quando si tratta di mettere in rapporto le loro immagini e i loro contenuti. Per cui quando noi abbiamo appunto preso in considerazione l'idea di parlare e di scavare a fondo su quello che siamo noi, sul nostro essere, sul nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, noi come viviamo nel mondo che ci circonda, abbiamo pensato che queste due artiste si incastrassero perfettamente l'una nell'altra.